l'antica città di Foro Traiano, prima che divenisse colonia romana, era appellata Ipsa, dal greco Ipsos, in alto, riferito indubbiamente alle caratteristiche delle sue acque che ancora oggi scorrono dalla roccia, elevandosi in un'epoca e sprigionando un pezzo di foro. In età cristiana, il suburbio della città si caratterizzava come sito di pellegrinaggio per la presenza di un martirio contenente le simbologie del martire cristiano Lucullus, suddiviso sotto il Diocleziano nel 203 d.C. circa e sepolto ecco la regina di il martirio trasformato con la basilica divenne prestigiosa sede di studio. In epoca battaglia, nel 1534, un suo vescovo, Martiniano, rappresenta il sinodo di Cartagine assieme agli altri vescovi delle diocesi della Sardegna. Ma il santuario ci rivela anche la presenza del vescovo Elia, la cui epigrafe è trasformata nel fianco sud e ascrivibile dalla prima metà del VI secolo. Altre epigrafi, ascrivibili al VI e IX secolo, attestano interventi riferiti alla parte sportoromanica che fanno intuire la componente del Martinum che diviene ipogeico. La basilica, ancora oggi oggetto di esplorazioni, ha restituito le reliquie del presbitero Caraus con epigrafe. Purtroppo non si hanno ancora notizie certe sulla data di abbandono della sede vescovile. Si ritiene tuttavia che la cessazione sia avvenuta contemporaneamente all'abbandono dell'alto potere politico militare della città e quindi la cessazione di avamposto militare, proprio quando, nell'VIII secolo inoltrato, i poteri militari e amministrativo vennero concentrati a Caraus nelle mani di un solo magistrato di Tarquino. Venuta qui a cessare l'importanza della città di Comune, si giunse di conseguenza alla traslazione della cattedra vescovile di Londra e poi, forse, agli albori del X secolo, alla nuova sede di Santa Cruz, la cui basilica era divenuta nel frattempo una famiglia di Francia. Il santuario di San Sole venne costruito agli albori del XII secolo in forme romane e con paramenti di pietra locale da monaci e benedettini su una resistente barattina absidata a ponente, dotata di una pavimentazione inusiva che richiama i motivi geometrici del IV e V secolo. Secondo alcuni studiosi, come Delogo, lo schema planimetrico della cripta richiamerebbe gli schemi tardo-antichi delle celebre come il Conservatorio di Caras, Sant'Antioco, eccetera. Strutturalmente una basilica a nuova data con abside orientata, copertura a chiave lignee, tetto a due spioventi, campaniletto a vela incrostato sopra la cornice apicale e al centro del fianco meridionale. Arcatelle ceche con metalli pungenti su pendici finemente lavorati, porte architravate con arco di scarico, monofore strombate e monofore gravate. La facciata presenta una soluzione del tardo gotico aragonese in sostituzione dell'impianto originario costituito dal sedicolone che la partita